Si chiamava Jennifer Irigoyen, era un agente immobiliare di 35 anni di età di New York, la Grande Mela. È stata trovata priva di vita nell'androne di un condominio dopo aver ricevuto diverse pugnalate in tutto il suo corpo. La donna, pensate, che si trovava in attesa del primo figlio, era incinta infatti al quinto mese, ma non si è riuscita a salvare né lei né il bimbo che portava all'interno della sua pancia. La donna avrebbe litigato infatti col compagno, una vicina di casa avrebbe dichiarato di averla sentita gridare di voler proteggere il bimbo e poi si sarebbe verificata la immane tragedia. Un uomo sarebbe stato visto scappare dalle camere di sorveglianza, avrebbe identificato lo stesso e si sarebbe trattato del compagno dell'agente immobiliare. Ovviamente non si sa chi sia in modo concreto e specifico, nel senso che non è stato ancora individuato il soggetto in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate, datemi la vostra opinione personale. Jennifer Irigoyen, riposi in pace. Amen.